prima di tutto i complimenti al pubblico, perché oggi è sabato pomeriggio. Io vedo il pubblico che non si muove, molto attenti, e questa colpisce perché sabato pomeriggio sono tutti in giro. E vedere una sala così fa veramente molto bene. Sono uscita lo stesso anch'io per le strade per dire sono Charlie, io mi chiamo Charlie, ma l'ho fatto per un motivo: non si uccide qualcuno per poter far valere le proprie idee. E ho contestato le idee e gli insulti degli insulti di quella che mi faceva la Lega, ma non sono andata a spararli, ma li ho contestati in tribunale. È lì che si vince, è lì che si vince per portare avanti un percorso anche di cambiamento culturale, un percorso anche di cambiamento di norme, perché lo dobbiamo fare per i nostri figli. Voi guardatevi attorno, abbiamo dei bambini che crescono qui e che qualcuno si ostina a non capire che il futuro del nostro paese è fatto di tanti colori, è fatto di tante persone, è fatto di persone che sono nati qui, cresceranno qui, e a seconda di come li tratteremo, se avremo la possibilità di dire voi appartenete a questa cultura oppure li immagineremo, vedremo come sarà la società del domani. È arrivata anche in Francia, dove il modello francese non lo condivido perché ha creato moltissimi ghetti, e questo ha provocato comunque poi un disagio enorme all'interno di tantissime altre comunità, e il populismo ha approfittato di questo saltando subito alle conclusioni di immigrazione, sicurezza, terrorismo, e siamo arrivati a questo livello. E credo che è arrivato il momento comunque di poter farsi valere come professionisti, di farsi valere anche attraverso la Redani, attraverso l'organizzazione di tante cose che fate, per far capire che una persona, il colore della pelle non conta, conta quello che c'è dentro, conta quello che le riesce a dare alla società, conta quello che riesce a trasmettere, conta quello che riesce a comunicare e a cambiare all'interno dell'istituzione. La marcia di Parigi mi ha insegnato che mano nella mano oggi noi siamo più forti che mai, perché quella marcia che cosa ha fatto? Ha emarginato tutto quello che era paura, xenofobia, tutto quello che fomentava l'odio, tutto quello che era razzismo, l'ha messo fuori. Ha messo fuori da quella marcia. Appunto, non hanno chiamato la Le Pen. Però noi in Italia ancora lo dobbiamo capire. Là dentro, la cosa che univa tutti, mano nella mano, erano le diversità. Era la possibilità di vivere mano nella mano in una società in cui le culture devono imparare a conoscersi e anche a poter parlarsi. Questa è quella su cui dobbiamo insistere. Volevo semplicemente ricordare a Cossì che mentre ad agosto veniva fatta questa dichiarazione dell'emergenza Ebola, io mi sono svegliato una mattina e leggo il giornale, c'è scritto: il papà della Chieng mi ha fatto la macumba. Dunque, questo era un signore di Bergamo, non era africano. Perché Cossì diceva, se ci sono degli africani qua lo sanno che le malattie... Era un signore di Bergamo, vicepresidente del Senato, e mi ha attribuito tutta una serie di malattie, che la macumba che gli abbiamo lanciato è partita dal... si è rotto il piede, si è fatta male alla colonna vertebrale, è stato ricoverato in rianimazione, gli è morta la madre e non so quant'altro. Io giustamente gli ho detto, sono vicino al senatore Calderoli, mi dispiace, ma se ha bisogno di capire magari che cos'è la macumba, allora vada dove lui pensi che ci sia la macumba. Quindi, carissimo Cossì, era di Bergamo, qui vicino. Nella sua casa trova un serpente lungo 2 metri, uccide il serpente, va su Facebook e mette fuori il serpente. Questa era una specie protetta. Apriti cielo, perché si sono ribellati tutti gli ambientalisti. Lui ha ucciso una specie protetta e l'hanno denunciato. Quindi un'altra macumba, non sono stati. All'inizio della malattia e il momento in cui è stata dichiarata la malattia sono passati tantissimi mesi, marzo e agosto. Agosto l'OMS fa la dichiarazione ufficiale e dichiara appunto di questa emergenza umanitaria. Io credo che è proprio questa, su questo periodo di tempo, che ci sia da riflettere parecchio. Perché abbiamo aspettato così tanto prima di dire di mobilitare tutti i paesi? Perché quei morti di prima non sono così importanti
Per poter dichiarare comunque una mobilitazione mondiale abbiamo aspettato l'8 agosto. Sapete cos'è quello che è successo a Parigi? A Parigi sono morti 17 persone. La vita di ogni persona è importante. Negli stessi giorni sono morti 2.000 persone in Nigeria. Non so se lo sapete, quasi 2.000 persone in Nigeria. A Parigi c'è stata una marcia, il centro del mondo. A Parigi abbiamo incontrato anche alcuni governanti africani, sapendo che lì in Africa erano morti più di 2.000 persone, ma non erano in grado di mobilitare le persone dall'altra parte. Erano a Parigi e non hanno fatto nemmeno una parola. I morti, non ci sono morti di serie A e morti di serie B.